Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video bomba ragazzi. Penso di essere il primo in Italia a portare questa versione di questo glitch. Quindi iniziamo subito, car to car in solo, no titano, no timing ragazzi, è una bomba. Voglio anche avvisare gli abbonati ragazzi che ho creato un gruppo Telegram dove potremo sbizzarrirci, chiacchierare e postare quello che vogliamo. Un gruppo privato solo per gli abbonati, quindi chi è abbonato ragazzi è pregato di contattarmi, così gli posso mandare il link di invito. Quindi per fare il car to car raga, unico requisito l'autofficina, e bisogna inserire questa attività social ragazzi che vi lascio in descrizione, che sarà all'interno dell'autofficina per fare il merge. Bisogna raga creare anche una gara semplice, e la mettete in questa posizione, andate al creatore e la create. È veramente una cavolata, è la stessa cosa di creare l'attività per i completi, è uguale. Quindi una volta che avete creato l'attività e l'avete messa in quel punto, vi mettete raga all'interno. E cosa facciamo? Andiamo su attività, preferiti ragazzi, e cerchiamo l'attività, quella che sta all'interno dell'officina. In questo caso per Xbox si chiama Auto Merge by McCook. E cosa facciamo? Clicchiamo una volta A, in questa schermata spammiamo freccia a destra ragazzi, clicchiamo una volta A o X se giocate da play, continuando a spammare freccia a destra, e una volta che siete all'interno dell'attività dovete semplicemente quittarla. Una volta che l'avete quittata saremo spawnati in free mode ragazzi. A questo punto cosa dobbiamo fare? Entrare all'interno della nostra autofficina. Una volta che siamo all'interno raga, come potete vedere vi comparirà l'attività. Non dovete andarci sopra per nessun motivo, andate subito a cercarvi il veicolo donatore. Io in questo caso prenderò questo raga, e cosa facciamo? Freccia destra, ci facciamo una qualsiasi modifica e torniamo a posto. A questo punto andiamo ragazzi dall'attività che sarà sempre visibile, quindi appena arriviamo ricomparirà, ci andiamo sopra, scomparirà, ci farà questa animazione, ricomparirà l'attività raga, vi mettete nell'angolino qua dal cerchio, dopodiché non servirà nient'altro che schiacciare freccia destra ragazzi, e a questo punto sbadabam avremmo moddato l'auto. Poi per prenderla semplicemente la compriamo subito ragazzi e la infilate in un qualsiasi garage che volete voi. Quindi per PS raga l'attività non sarà su questo posto ma sarà sull'altro, ma il principio è identico. Vi mettete nell'angolino posteriore della macchina, cliccate freccia destra e sbadabam avrete moddato e potete comprare subito la macchina senza usare Anawak, senza usare il titano ragazzi, è una bomba. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supporto e Savi, condividete i miei video e alla prossima. Sbadabam!